studio del dottor Raniero Facchini. Buonasera Raniero. Buonasera a voi. Allora, poi vedremo con questa bellissima modella, nonché la rappresentante italiana di Miss Universo nel mondo, Erika, vedremo il trattamento con acido ialuronico. Per l'infoestetica ci vuole della informazione. Informazione, esatto. Noi sappiamo innanzitutto che cos'è l'acido ialuronico. È un polimero, che cos'è? Una sostanza a forma di rete che richiama acqua. Esiste in natura, esiste anche nei nostri tessuti. Esiste. Sì, perché noi non ce l'abbiamo l'acido ialuronico. Ce l'abbiamo nei nostri tessuti, sotto il derma soprattutto, e in maniera particolare quando siamo molto piccoli. Via che cresciamo lo perdiamo, è per questo che dobbiamo fare le famose punturine di acido ialuronico. Cioè, perché poi, scusami, correggimi se sbaglio, di solito l'acido ialuronico si utilizza per riempire e quindi magari per fare quello che si chiama un filler, esatto. Dall'inglese to fill, riempire. Il filler può essere di acido ialuronico come di altre quindi sostanze. Quindi magari alzare gli zigomi, rompere le labbra, riempire la ruga, giusto? Riempire, ma anche idratare e portare turgore. Perché in questo caso quello... a Erika tu non andrai a tirar su troppo gli zigomi, a gonfiare le labbra, a fare cose, tu andrai a fare una biostimolazione della sua stessa pelle con un prodotto che non rimane lì, ma una volta che viene assorbito stimola i fibroblasti, che sono le cellule deputate alla produzione di collagene e elastina. Ok. Supernaturale, praticamente. Supernaturale per Erika. È un prodotto creato e brevettato da una casa italiana, IBSA, che lavora nel campo della medicina già da tantissimi anni. Certo. E che cosa ha creato? Un acido ialuronico che, dove queste maglie non vengono tenute insieme da una sostanza chimica, come succede in altri filler, queste maglie rimangono insieme per circa un mese grazie alla lavorazione che le porta prima ad alta temperatura e poi a bassa temperatura questo acido ialuronico e lo stabilizza. Quindi stiamo parlando di un prodotto che rimane lì nei tessuti a fare il lavoro che deve fare, ossia di stimolare il fibroblasta a produrre collagene e elastina in modo naturale senza aver nessuna aggiunta di prodotto chimico. E questo è il punto forte di questo prodotto, che non esiste praticamente allergia a questo tipo di prodotto. Quindi che risultato si ottiene? Adesso per esempio lo applicherai a Erika. E lei qual è il risultato visibile che avrà da subito? Allora, abbiamo un primo risultato visibile dato dal prodotto iniettato e quindi un turgore e quindi anche un rigonfiamento, diciamo così, delle parti dove lo andiamo a iniettare, ma non è quello il risultato finale. Il risultato, ci sono gli studi clinici, è che questo tipo di acido ialuronico va a stimolare sia il fibroblasta che le cellule adipose, quindi va a rimpolpare con le tue stesse armi, cioè va a ipertrofizzare le cellule adipose che già hai. Quindi non è più il filler che sta lì che ci crea volume, ma sono le sue stesse cellule adipose che si ipertrofizzano, cioè diventano più grosse e la pelle diventa più elastica e più compatta grazie allo stimolo dei fibroblasti. Quindi pelle più elastica e più compatta. Esattamente. E questo si chiama biorivitalizzazione. Quanto dura questo risultato? Allora, normalmente si fanno due sedute su una pelle giovane, bella e curata come la sua, bastano due sedute, una distanza di 4 settimane e una fiala serve per trattare tutto il viso. I trattamenti si fa uno o due cicli l'anno in base al tipo di pelle, se una pelle che ha più bisogno arriverà a fare due cicli, ossia quattro fiale, se no basta un ciclo l'anno. Esatto. Grazie a tutti, grazie a Infostetica. Il trattamento è finito, la paziente sta bene. Sono viva. E ora vedremo ancora quali fuori. Sono i cambiamenti effettivi immediati di questo trattamento e poi vedremo il prima e dopo della bellissima Erika. Grazie dottore e grazie Erika. Alla prossima.